Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ecco i consigli del Fantacalcio, undicesima giornata. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un like. Se avete qualche dubbio, scrivetelo nei commenti, vi risponderò. Iniziamo subito con Bologna-Lazio. Bologna-Lazio, la Lazio è reduce da una vittoria sconvolgente al 95esimo grazie al rigore segnato da Immobile. Quindi Bologna-Lazio si gioca di venerdì in serata, il primo anticipo. Schiererei comunque tutto l'attacco del Bologna, Salemegas, Ferguson e Orsolini con Zirkzee. Eviterei Ebischer e Freuler. In difesa metterei Calafiori, che è stato uno dei migliori del Bologna, insieme a Poch. Gli altri due li eviterei. Skoruski sì, lo schiererei, perché comunque il Bologna sì, non è una partita molto facile per loro, però per quanto riguarda fattore casa, io penso massimo due gol potrà subire il Bologna, o comunque può strappare un pareggio, perché comunque il Bologna sta andando bene e mi piace come squadra, gioca molto bene. Il Bologna di Thiago Motta. In panchina troviamo Ndoye, sicuramente da schierare. Carlson è da vedere, perché sono 3 giornate che non sta giocando più, perché ha detto così il mister che non è pronto, quindi bisogna aspettare. Per il resto lascerei, diciamo, questi giocatori. Per quanto riguarda la Lazio, schiererei Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson, Immobile trattino slash Castellanos, entrambi da schierare. Luis Alberto sì, e Wendon sì. Wendon sì, schierabile con Kamada, entrambi. Rovella lo eviterei. In difesa schiererei sia Romagnoli che Patrick e Lazzari. Anche Marusic si può schierare. Patrick ovviamente è schierabile, perché comunque è reduce da un'ottima prestazione anche lui contro la Fiorentina. E Provedel sì, è schierabile, perché comunque fuori casa contro il Bologna si può schierare facilmente Provedel. Io prevedo comunque una partita più da X2, perché il Bologna in casa non è facile. 1-1, 1-2, 1-3, 2-3. Comunque prevedo una partita con almeno un gol da entrambe le formazioni. Bologna-Lazio per me potrebbe vincere la Lazio. Salernitana-Napoli. La Salernitana sta in un periodo buio. Non mi piace per niente come sta giocando. Nemmeno le ultime prestazioni sono degne di nota. Comunque schiererei comunque Joan, Candreva e Dia sono da schierare. E poi eviterei tutti quanti. Io non schiererei nessun altro contro il Napoli. Metterei soltanto almeno uno in attacco, quindi Joan, Candreva e Dia. Se ne avete due, uno solo. E per il resto eviterei tutti gli altri, perché comunque il Napoli, l'abbiamo visto il secondo tempo contro il Milan, che cosa ha fatto il Napoli. Sono sempre i campioni d'Italia, quindi è sempre la squadra da battere. Nel Napoli invece schiererei tutti quanti, anche se Rachmani non mi è piaciuto nell'ultima giornata, però contro la Salernitana secondo me sono tutti schierabili. Ovviamente Lobotka e Zambanghissà sono quei giocatori che non sono prettamente offensivi, quindi eviterei magari di schierarli titolare se avete dei centrocampisti un po' più offensivi anche di altre squadre. E per quanto riguarda la panchina del Napoli invece schiererei comunque Simeone. Lindstrom potrebbe essere la partita di Lindstrom, e basta. Ah, vabbè, Oliveira ovviamente, perché tanto farà staffetta sempre con Mario Rui. Per il resto portiere Meret da schierare, perché con la Salernitana può fare un clean sheet. E quindi Salernitana-Napoli per me è 2. Atalanta-Inter, partita interessante. L'Atalanta sta bene, l'Inter sta alla grande. Quindi io direi di schierare Scamacca, Lookman e Koopmeiners. Sarà una grande lotta sulle fasce tra Zappacosta e Ruggeri, sempre se Zappacosta recupererà, ma dovrebbe recuperare. Ederson sì, lo schiererei.
Schiererei Zappa Costa e Ruggeri. Possiamo rischiare in casa contro l'Atalanta, ovviamente uno solo, non mettete due, tre centrocampisti o difensori dell'Atalanta. Invece, per quanto riguarda l'attacco, Lookman e Scamacca da schierare assolutamente come Coppa Menez. In panchina metterei comunque De Ketelaere se avete comunque un posto in più. Ovviamente se avete sia De Ketelaere che Koopman Meines, io schiererei soltanto Koopman Meines. Per quanto riguarda poi Pasalic da schierare, che può entrare a partita in corso, direi basta così per quanto riguarda l'Atalanta. Invece per quanto riguarda l'Inter è schierabile tutta l'Inter, perché adesso l'Inter sta andando benissimo, soprattutto Thuram ha fatto una partita eccezionale contro la Roma, quindi io schiererei tutto l'Inter, anche qualche panchinaro come Frattesi e Sensi anche, sì, Carlos Augusto e De Vrij sono schierabili come Darmian. L'Inter è una squadra adesso che è in forma entusiasmante, quindi è difficile togliere uno dell'Inter adesso. Quindi sono tutti schierabili, ovviamente. Atalanta, Inter per me è 2. Milan-Udinese. Milan ha fatto un ottimo primo tempo a Napoli, un secondo tempo da dimenticare. Brutto, non mi è piaciuto il Milan nel secondo tempo. Quindi io metterei comunque Rafa Leão e Giroud, che è stato fantastico a Napoli. Leão invece è andato un po' a sprazzi, però Leão è un giocatore che fa sognare i tifosi e veramente un giocatore eccezionale, quindi è sempre da schierare Rafa Leão come Giroud e come Pulisic, perché Pulisic anche lui ha fatto molto bene e quindi bisogna dare fiducia molto a Pulisic, come Reinders, anche Musa che nelle partite contro, diciamo, le squadre medio-piccole potrebbe fare bene. Krunic lo eviterei. Musa sì, lo schiero, come Theo Hernandez, Tomori e Tornaciao. Come Calabria, mi è piaciuto Calabria nelle ultime prestazioni, io non sono un fan di Calabria, però queste ultime partite di Calabria mi è piaciuto molto Calabria. Maignan è da schierare, potrebbe uscirci un bel clean sheet. Quanto riguarda la panchina, invece, no, Jovic non mi è piaciuto, non mi è piaciuto Romero, Pobega potrebbe essere la sorpresa di questa giornata, perché comunque Pobega ha in serbo sempre qualche gol a campionato e questa potrebbe essere la partita giusta, come Okafor. Stessa cosa Okafor. Allora, per quanto riguarda l'Udinese, schiererei soltanto Pereira e Samardžić, eviterei tutti gli altri giocatori dell'Udinese, perché comunque non è una squadra che mi ispira fiducia in questo periodo, quindi magari metterei Lovric come primo panchinaro, però per il resto non schiererei nessun altro. Milan-Udinese per me vince il Milan. Verona-Monza, partita diciamo abbastanza equilibrata per quanto riguarda sia il Verona che il Monza. Allora io schiererei Djuric, Ngonge e Lazovic. Ngonge che l'ultima giornata non ha giocato. Schiererei comunque Doing e Faraoni come Duda e Folorusso. In difesa schiererei senz'altro Magnani e Terracciano come Montipò. Davidovic pure ha fatto un'ottima partita contro la Juventus. Per il resto non schiererei nessun altro giocatore, anche, mi è piaciuto Suslov quando è entrato. Per quanto riguarda il Monza, schiererei sicuramente Colombo, Vignato, Colpani, Kyriakopoulos, Pessina, Gagliardini e Churia, senz'altro, e in difesa schiererei soltanto Marì. E per quanto riguarda il portiere, sicuramente da schierare Di Gregorio, che è sempre un'ottima scelta per quanto riguarda la porta, può garantire ottimi voti e anche clean sheet. Per quanto riguarda invece diciamo, la panchina del Monza, non trovo nessuno degno di nota, se non possiamo provare a mettere Mota, ma come per una Monza, secondo me è un pareggio X. Cagliari-Genoa, il Cagliari reduce da una vittoria eccezionale contro il Frosinone, quindi io direi Oristagno da schierare, Luvumbo sì e Mancosu, anche se aveva sbagliato il rigore, però bisogna dare fiducia a Mancosu.
Per quanto riguarda il centrocampo, Prati sì, anche se ha preso un voto molto basso nell'ultima giornata, però è un giovane che a Ranieri piace molto, mi fido di Ranieri, continuerà a essere titolare e io lo schiererei, come Makumbu da schierare Dejola. E in difesa invece schiererei soltanto Augello e Zappa. Il portiere si sì, schiererei anche Scuffetto, perché comunque sì, potrebbe subire gol col Genoa, ma al massimo penso uno o due gol. Quindi schiererei anche Scuffetto. Per quanto riguarda la panchina, invece schiererei sicuramente Pavoletti. Gentù anche da schierare, anche Azzi schiererei. Perfetto. Invece, per quanto riguarda il Genoa, dovrebbe tornare Retegui, quindi schiererei Retegui. Gudmundsson, Malinowski sicuramente lui, come Sabelli. E in difesa schiererei De Winter e Vasquez. Come Dragusin, schiererei tutti e tre quelli del Genoa. E schiererei anche Martinez. Martinez che potrebbe comunque anche lui. Questa è una partita secondo me chiusa, dove una delle due squadre può vincere, come può uscire un pareggio 0-0. Quindi io schiererei anche Martinez, il portiere del Genoa. Per quanto riguarda invece la panchina, non schiererei nessun altro. Quindi io direi Cagliari, Genoa, X. Roma-Lecce, schiererei tutto l'attacco della Roma, Lukaku e Dybala che dovrebbe tornare contro il Lecce. Schiererei comunque Zalewski, Awar, Cristante, Bove e Christensen. Io schiererei tutta la formazione della Roma perché comunque in casa al pubblico la Roma in casa è molto più forte di quando gioca in trasferta, quindi il fattore casa secondo me per quanto riguarda Roma vale molto. Schiererei anche El Shaarawy e Belotti. Schiererei anche Kasrop può prendere un bel 6 come difensore, non è male. Per quanto riguarda il Lecce invece, Strefrezza, Kristovic, Anquist da schierare come Ramadani e Rafia. Schiererei a sinistra soltanto Gallo, eviterei Pongracic e Baschirotto e Djendrey per il fatto che torna la coppia Lukaku-Dybala, quindi potrebbe avere un po' di problematiche. Falcone, meglio evitarlo per questa giornata perché secondo me la Roma vuole riscattarsi, potrà fare anche 2-3 gol, dipende come prendere la piega alla partita. Certo, Falcone rimane comunque un ottimo portiere, quindi in base alla disponibilità di portieri che avete, pensate se schierare Falcone o meno. Falcone l'ultima partita contro la Roma ha fatto un'ottima prestazione, me lo ricordo bene. Quindi del Lecce, oltre diciamo quelli che vi ho già elencato, schiererei anche Audi. Come schiererei Banda che potrebbe entrare a partita in corso e dare molto fastidio alla difesa della Roma per la sua velocità. Comunque, per quanto riguarda Roma-Lecce, per me la Roma vince. Quindi segno 1. La Fiorentina vuole vincere assolutamente, è una partita molto sentita per quanto riguarda i tifosi toscani. Beltran da schierare, Nico Gonzalez, Bonaventura e Ikoné. Eviterei Duncan e Arthur Melo, anche se Arthur partita da ex potrebbe fare una grande partita. Schiererei comunque Biraghi e Parisi a destra se ieri si è comportato molto bene e schiererei anche Terracciano in casa, secondo me la Fiorentina può fare bene. Fiducia a Martinez quarta come a Milenkovic, anche se ha fatto purtroppo per la squadra toscana quel fallo di mano, Milenkovic comunque aveva giocato molto bene per quanto riguarda la partita contro la Lazio. Una Fiorentina che ha fatto benissimo al primo tempo e male male al secondo. Quindi se troverà una continuità può fare anche lo sgambetto alla Juventus. Diciamo in panchina invece metterei anche Mandragora come Nzola. Per il resto eviterei tutti quanti gli altri giocatori. Per quanto riguarda la Juve invece schiererei sicuramente Chiesa. Vlahovic non mi è piaciuto per niente contro il Verona, anzi schiererei Ken che ha fatto un'ottima prestazione, è stato molto sfortunato. Per quanto riguarda il centrocampo schiererei sicuramente Kostic, ma schiererei anche Cambiaso. Danilo sarà indisponibile probabilmente per un nuovo infortunio. Schiererei Rabiot, Locatelli sì.
McKennie sì, e appunto Cambiaso qui lo porta a destra, però io penso più che potrà giocare McKennie a destra, vediamo. Comunque sono schierabili tutto il centrocampo della Juve, lo schiererei, come schiererei Bremer e Gatti e Szczęsny ugualmente. Secondo me questa sarà una partita più da 0-0, 1-0 per una delle due squadre. La Fiorentina secondo me vuole vincere, perché è una squadra che gioca bene, e vedremo chi vincerà tra Italiano, che fa giocare bene la squadra, oppure Allegri, che non fa giocare bene la squadra. Vediamo, partita molto bella secondo me. Frosinone vuole comunque riscattarsi dalla sconfitta rocambolesca, sconfitta di Cagliari, dove vinceva 3-0 fino al 70esimo, poi si è fatta ribaltare di ben 4 gol, assurdo direi, una squadra che aveva giocato benissimo, per i 70 minuti dopo prende 4 gol così. Comunque schiererei sicuramente Sule, che sta facendo una stagione fantastica, come Reinier anche, e Khedira lo schiererei, perché comunque ha l'opportunità di segnare contro l'Empoli, deve dire la sua adesso. Torna Mazzitelli, quindi schiererei anche Mazzitelli, come Marchizza e Oyono. Schiererei anche Romagnoli, che ha fatto una buona partita, e Turati che in casa può fare un bel clean sheet. Per quanto riguarda la panchina Frosinone, schiererei anche Caso e Brescianini. Per il resto eviterei tutti gli altri giocatori. Per quanto riguarda invece l'Empoli, do fiducia a Cambiaghi, Caputo e Baldanzi, qualora recupera, e Fazzini, che torna tra i titolari insieme a Marin. In difesa non schiererei nessuno, perché comunque il Frosinone ha un attacco fortissimo. È vero che ha avuto le disattenzioni dopo il 70esimo, io penso più per inesperienza che altro, quindi eviterei tutta la difesa, compreso il portiere. In panchina non schiererei nessun altro, assolutamente no, e per me Frosinone Empoli è segno 1. Per quanto riguarda Torino-Sassuolo, è tornato Buongiorno e ha segnato il gol vittoria. Sanabria, Zapata e Vlahovic, schiererei tutto il trio d'attacco. Schiero anche Lazzaro, Linetti e Ricci come Bellanova. Io schiererei tutti i giocatori del Torino, perché comunque il Torino si è dimostrato una squadra solida anche in emergenza in difesa. Manca Schurz, che è uno dei pilastri in difesa per quanto riguarda il Torino. Quindi per quanto riguarda poi la panchina non schiererei nessun altro, forse Ilic. Invece per quanto riguarda il Sassuolo schiererei tutto il trio davanti, Laurenti, Bairami, Berardi e Pinamonti. Fiducia a Bolozza, come si pronuncia, perché comunque è reduce da un'ottima prestazione, quindi fiducia a lui. Fiducia anche al Tojan e consigli, perché io prevedo anche questa una partita chiusa da 1-0, 0-0, 1-2, quindi prevedo più un pareggio, tipo 0-0, 1-1, quindi consiglio tutti e due i portieri. Potrei mettere anche un Castiglieco, perché comunque il centrocampo è comodo. Per il resto metterei questi, soltanto questi qua, Vidal, Vigna, Ferrari non mi piacciono, Erlich uguale, soltanto Tojan metterei. Per il resto Torino Sassuolo per me segno X. Ragazzi, vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto, se avete qualche domanda ve lo ricordo, scrivetemelo nei commenti, iscrivetevi che fa sempre piacere e lasciate un like. Grazie e ciao a tutti.